allora ci colleghiamo con la nostra redazione social, con Luca Pompei, che questa mattina ha seguito la notizia con la quale ci siamo un po' tutti svegliati rispetto alla situazione che si è verificata la notte scorsa in piazza Alessandrini. Luca, allora, dici un attimo dal punto di vista della cronaca che cosa è accaduto la notte scorsa e quali testimonianze hai raccolto. Intanto c'è da dire che nella notte uno o più balordi hanno cercato di entrare in alcuni locali, una tappezzeria, un bar, ma soprattutto al Media Museum di Pescara, forzando e danneggiando pesantemente la porta antipanico all'ingresso. Sono entrati all'interno del Museo del Cinema, fortunatamente non hanno portato via nulla. Abbiamo ascoltato Carla Tiboni anche qualche minuto fa per avere un ragguaglio da questo punto di vista. Non hanno portato via nulla. Resta il danno profondo, come state vedendo dalle immagini, e che insomma sottolinea ancora una volta lo stato di degrado e di mancanza assoluta di controllo in quella zona, piazza Alessandrini, senza un'illuminazione adeguata, senza telecamere di videosorveglianza. E questo è quanto denuncia nell'intervista che tra poco vi lanceremo di Carla Tiboni, presidente della Fondazione Tiboni e ovviamente dell'Associazione Flaiano. Possiamo ascoltare Carla Tiboni e poi la linea può tornare allo studio. Grazie Luca. Sì, quello che temevo purtroppo si è verificato. In una zona che è quasi del tutto abbandonata, i ladri hanno tentato di entrare nel Media Museum. Fortunatamente abbiamo un buon sistema di allarme che probabilmente è stato il deterrente che ha fatto scappare i ladri. Certo, il danno c'è perché comunque adesso dobbiamo ripristinare la porta per evitare ulteriori ingressi. Ci sono stati altri tentativi di furto nella zona, qui dal tappezziere in un bar qui vicino, quindi evidentemente l'area sta vivendo in questo momento una situazione di criticità. Io ho sempre chiesto che ci fosse un maggiore controllo, perché purtroppo la sera, già dall'imbrunire, qui si concentrano molte persone che consumano alcolici, presumo anche stupefacenti, non so se c'è spaccio di droga, però è una, diciamo, è una condizione di pericolo che si ripercuote evidentemente, così come è avvenuto anche sul Media Museum.